Solamente, insomma, abbiamo fatto più perquisizioni, però alla fine quello che è stato più proficuo è stato questo, perché prima cosa siamo riusciti a togliere dal mercato, diciamo così, ecco, una serie di armi, insomma, che sono abbastanza impressionanti e abbastanza deleterie, ecco, potevamo provocare veramente danni. E quindi, ecco, ripeto, questo qui è stato l'arresto odierno, è stato uno, ma un arresto, diciamo, che non ci lascia indifferenti proprio per la persona, la qualifica che rivestiva la persona, e come abbiamo detto era un agente di polizia penitenziaria, insomma, quindi dovrebbe fare tutt'altro piuttosto che detenere questo tipo di cose. Insomma. Si tratta di armi con matricola brasa? Sì, generalmente sì, sono tre armi, sono tutte e tre con la matricola brasa, proprio come tipico della criminalità per non far risalire alla provenienza delle armi, insomma, sia se siano state rubate e per far capire da dove siano state rubate, sia nel caso di che vengano usate e poi gettate, anche lì non si riesce a risalire a chi materialmente, da dove vengono, insomma, tutta la filiera. Era nascosta in un armadio in una casa popolare, nel villaggio Trieste. Sì, nella zona del villaggio Trieste, una casa, in un'abitazione privata, insomma, della signora. Come siete arrivati a questo appartamento? Ecco, la nostra attività che abbiamo messo in piedi già da tempo, insomma, su impulso del signor Questore, e quindi con questa una serie di attività che stiamo facendo, insomma, dall'impulso investigativo da cui siamo partiti, ecco, abbiamo fatto tutta una serie di verifiche, prima ovviamente a tavolino, eccetera, e poi direttamente sul posto per verificare i risultati, insomma, delle nostre investigazioni.